e ha scelto come capitano Giuseppe Mangione. Il nuovo capitano dell'Arian Mestranza, che sfilerà durante la Settimana Santa del 2023, ha ricevuto un lungo applauso durante la cerimonia di presentazione svoltasi all'interno dell'aula consiliare del comune nisseno e moderata dal gran cerimoniere dell'Arian Mestranza Gianni Taibbi. Il maestro Angelo Palermo, nonché presidente della categoria degli idraulici e lattonieri, ha anche presentato i maestri che sono stati scelti per ricoprire le cariche capitanali, e cioè l'alabardiere Vincenzo Milazzo, il portabandiera storica Domenico Cardillo, l'alfiere maggiore Francesco Mulè e lo scudiero Aldo Bellomo. È una grande emozione perché me l'hanno assegnato questa cosa, però l'ho portata avanti di piacere veramente. Speravo di fare pure il capitano e ci sono riuscito, sto riuscendo. È una grande giornata questa, ricevere a Palazzo di Città il capitano delle cariche capitanali, perché questo segna l'inizio della Settimana Santa 2023. Per noi la Settimana Santa è un evento importantissimo che riusciamo a fare prolungare anche durante l'anno. Il mio augurio al capitano Mangione e a tutte le cariche capitanali di guidare, come loro sapranno guidare sicuramente, una strabiliante Settimana Santa anche per quest'anno, che per la città di Caltanissetta è sicuramente una grandissima occasione. Abbiamo mosso oggi i primi passi per arrivare a una Settimana Santa assolutamente bella, una manifestazione importantissima sotto l'aspetto religioso, folcloristico, di alto contenuto di coesione sociale. E questa festa, questa manifestazione è la storia della nostra città e la dobbiamo proteggere sempre, per come stiamo cercando di fare negli anni passati e anche quest'anno. Si pensa adesso ai prossimi appuntamenti della Pasqua 2023. Il prossimo appuntamento sarà il 26 febbraio, la prima domenica di Quaresima, al Teatro Margherita, che ci sarà il passaggio di consegne tra capitano uscente, che sarà dei panificatori, pasticceri e cuochi, alla categoria entrante, che sarà categoria idraulici e lattonieri, che svolgerà le manifestazioni della Settimana Santa 2023, perché sono stati 2 anni sofferenti. E l'anno scorso la capitanata l'abbiamo fatto un po' ristretta perché c'era qualcosa, cioè si faceva o non si faceva, era qua e là, però siamo riuscite, con molta emozione riprenderemo le nostre tradizioni di cui tutti nisseni teniamo e tutta l'associazione.